Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 6 versetti 19 e 20. Non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E ancora Esodo capitolo 21 versetto 5. Lo schiavo ebreo diceva: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli. Io non voglio andarmene libero. Tu non sei il mio capo. Vi sarà sicuramente capitato di sentire un adolescente dire: tu non sei il mio capo. Ma non sono soltanto gli adolescenti che detestano essere comandati. A volte questa reazione è giusta, perché il rischio di sottomettersi supinamente a quelli che vogliono dominare è sempre presente. Ma molto spesso è il sintomo di un rifiuto innato di ogni autorità, pericoloso difetto del cuore orgoglioso dell'uomo che si è manifestato fin dall'inizio, quando Adamo ha peccato nel giardino dell'Eden. Tu non sei il mio capo. Senza dirlo esplicitamente, non è alla fine quello che noi diciamo al Signore quando lo escludiamo da certi ambiti della nostra vita. Eppure, Egli è veramente il nostro capo. Lo è di diritto, perché è il Signore di tutta la nostra vita. L'atteggiamento del servitore nel libro dell'Esodo, il versetto citato oggi, ci mostra come sottomissione e libertà possano trovarsi uniti nella vita del credente. Come è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 5: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero. Cos'è che rendeva libero lo schiavo? L'amore per il suo padrone e per la sua famiglia. Se Gesù è il nostro Signore, questa è la nostra situazione nelle relazioni che abbiamo con Dio. Più diamo fiducia a Lui, al suo amore e al suo perdono, più desidereremo aprirgli le porte della nostra esistenza. Avete obbedito di cuore, scriveva Paolo ai cristiani di Roma. Era la risposta del loro cuore al Signore Gesù, la risposta della fede. L'ubbidienza cristiana è la vera libertà. Essa dà la pace all'anima, il riposo al cuore e alla coscienza. Che il Signore ci benedica.